Buonasera, siamo qui nella sala giunta del Palazzo San Giacomo, noi ragazzi delle scuole aderenti al progetto della Web TV, per intervistare il sindaco Luigi De Magistris della città metropolitana di Napoli. Buonasera, liceo Vittorio Embriani di Pomigliano d'Arco, sono Maria Elena di Crescenzo. Le volevo chiedere, con la Brexit il Regno Unito ha deciso di uscire dall'Europa. Secondo lei oggi ha ancora senso parlare di Unione Europea? Buonasera, sono Natalia Ippolito del liceo Comenio di Napoli. Volevo chiederle, visto che alcuni comuni dell'Italia centrale hanno impiegato degli studenti che seguono i percorsi di alternanza scuola-lavoro in progetti per abbellire i piccoli borghi, cosa ne pensa lei che è il sindaco di una città metropolitana di questa iniziativa? Potrebbe essere interessante per noi giovani e per Napoli? Grazie. Un'altra? Arrivederci. Grazie. Salve, sono Daniele Chiarolanza dell'Istituto Serra. Voglio dire, a nome degli utenti dei servizi NM, cosa si potrebbe fare per migliorare l'efficienza e soprattutto la qualità di questi servizi che versano comunque, soprattutto per esempio le metro, che sono sempre in ritardo oppure sono molto affollate, a renderle diciamo più efficienti e pure di qualità maggiore? Grazie. Allora, comincio a rispondere a queste tre domande. La prima, l'Europa secondo me sta abbastanza in crisi, perché l'Europa che è nata dai trattati del 1950 e di quelli successivi sta dimostrando delle crepe notevoli, tanto è vero, come ricordavi tu nella tua domanda, l'Inghilterra attraverso la Brexit ha deciso di uscire. Però non riesco a immaginare un continente senza Europa, senza unità. Il messaggio forte del manifesto di Ventotene, di Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, era l'Europa unita dal Portogallo alla Russia, all'epoca Unione Sovietica, oggi Russia. Quindi io penso che bisogna provare a costruire un'Europa più unita, più solidale, più giusta, l'Europa dei popoli e dei diritti, che metta al centro le comunità e le città, perché la disgregazione dell'Europa non è una bella notizia. Penso che l'Europa in questi anni abbia pensato più alla moneta unica, agli interessi finanziari e abbia pensato meno al proprio popolo e ai diritti. Quindi le città possono svolgere, secondo me, un ruolo importante per costruire un'Europa diversa. L'altro progetto è un progetto che talmente lo considero positivo che noi lo stiamo facendo al Comune di Napoli. Al Comune di Napoli ci sono una serie di progetti, in particolare uno, chiese e musei aperti. Noi stiamo utilizzando tantissimi ragazzi di Napoli, di molte scuole di Napoli, che grazie a loro si stanno tenendo aperte chiese, si fanno guide turistiche anche qua nel nostro palazzo. Quindi è un progetto che noi sosteniamo dal punto di vista culturale, che può creare delle opportunità per i giovani fino anche poi di trovare lavoro, perché si può stabilizzare questo progetto e a parte che poi si viene a conoscenza di quello che è il ricchissimo patrimonio culturale non solo di Napoli, ma come citavi tu nella tua domanda, anche di tanti piccoli borghi, di tutte le comunità del nostro territorio. La situazione dei trasporti nella nostra città è arrivata quasi sull'orlo del fallimento, perché Napoli soffre di una situazione di un debito finanziario pesantissimo che deriva da un debito cronico. Quindi noi abbiamo dovuto scongiurare il fallimento dell'azienda del trasporto della città di Napoli e oggi cominciano a esserci finalmente le condizioni per un rilancio. Entro Natale sono entrati in servizio finalmente, dopo tanti anni, 50 autobus nuovi, un'altra trentina ne verranno entro la primavera, ma la notizia sicuramente più importante è che sono in costruzione finalmente i nuovi treni della metropolitana linea 1, perché quelli risalgono addirittura all'epoca quando io tenevo più o meno la vostra età. E mai si era pensato di acquistarli. Noi abbiamo fatto una gara di 100 milioni di euro, i treni sono in costruzione a Bilbao, perché è una multinazionale che si è aggiudicata la gara. Il primo treno arriverà tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Sono in totale 12 treni più altri 8 che porteranno intorno alla primavera del 2020 al passaggio di ogni 4-5 minuti della metropolitana. Stiamo al lavoro e alcuni segnali positivi finalmente si stanno vedendo per il ripristino almeno il fine settimana dei servizi notturni della funicolare e della metro, perché la carenza economica e finanziaria non ce l'avevano impedita finora.
Quindi c'è stato un grande lavoro di salvataggio dell'azienda in un contesto generale, nazionale, finanziario ed economico che mette gli enti locali in una condizione di estrema difficoltà e il Comune di Napoli è ancora più aggravato dal fatto che abbiamo un debito cronico ereditato nel corso dei decenni che appesantisce moltissimo le casse del Comune. Quindi non è che non ci sia un'attenzione, è proprio una corsa a ostacoli su questo punto, però i segnali per il 2019 sono assolutamente positivi, almeno di un lento, ma spero progressivo miglioramento. Cominciamo un altro giro di domande. Io sono Viviana Pintore del Liceo Genovesi e le volevo chiedere, per quanto riguarda l'Europa, come dovrebbe gestire la questione dei migranti, la questione delle migrazioni sul suo territorio? Sì, ne pigliamo sempre un 3-4 domande. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Tessitore dell'Istituto Esisterei di Altagola e le volevo porre una domanda. L'articolo 1 della nostra Costituzione recita che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Che cosa si può fare a livello locale, realmente, per incrementare l'occupazione e garantire un salario decoroso per tutti? Grazie. Sono Lucrezia Colinelli del Liceo Elio Vittorini di Napoli e vorrei sapere come possiamo noi studenti far sentire la nostra voce in modo efficace in merito a una serie di problematiche, però sempre rimanendo nella legalità. Grazie di queste domande così interessanti. L'Europa, a mio avviso, chiaramente questa domanda richiederebbe un tempo lungo, cerco di essere sintetico. L'Europa in questi anni non ha avuto proprio, questa è la mia opinione, una politica migratoria, una politica sull'immigrazione, sui migranti. Innanzitutto per come ha affrontato a monte il problema. Non ha messo in campo una cooperazione internazionale decentrata adeguata che potesse aiutare i popoli africani, medio orientali ad autodeterminarsi. E l'Europa ha un po' ereditato quella mentalità sbagliata, molto americana, dell'idea che la democrazia si possa esportare come se noi potessimo decidere noi il futuro di altri popoli. E da questo è derivato l'errore, non solo l'errore, a mio avviso, l'antigiuridicità di una serie di guerre a cui ha contribuito l'Europa, in Libia, in Iraq, in Afghanistan e in altri luoghi. Quindi credo che le politiche europee abbiano in qualche modo favorito, pur non volendolo magari come iniziale proponimento, le migrazioni. Poi l'Europa ha scaricato moltissimo sui paesi che si trovano vicini all'Africa in particolare, quindi ha scaricato molto sull'Italia, in particolare sull'Italia del Sud, la Sicilia, Lampedusa, le città di mare, che si sono trovate ad affrontare l'emergenza delle migrazioni. L'Europa quindi complessivamente non ha saputo dare una risposta adeguata e per poterlo fare l'obiettivo principale potrebbe essere oggi quello di lavorare su un progetto che molti sindaci italiani hanno proposto e hanno messo in campo nel corso degli anni, che è quello della integrazione diffusa su tutto il territorio europeo e nazionale della popolazione migrante. Cioè evitare che ci fosse una concentrazione di persone tutte nello stesso luogo, tutte nello stesso posto. In quel modo non si ha quella percezione che io non ho mai avuto, ma che altri ci vogliono far credere che esista, dell'invasione di migranti. E invece quello di farli sentire integrati in una comunità. Credo che da questo punto di vista siamo ancora lontani da una soluzione e la legge che attualmente, aggiungo questo dato perché ci tengo ad aggiungerlo, anche se non c'era una domanda, ma fa parte la domanda, nel senso perché l'Italia fa parte dell'Europa, la legge che recentemente è stata approvata dal Parlamento italiano, la cosiddetta legge sicurezza, che converte in legge il cosiddetto decreto Salvini, peggiorerà di gran lunga la situazione. Perché non va verso l'integrazione diffusa, non va verso il far sentire le persone
parti di una comunità, ma continua a concentrare le persone tutte nello stesso luogo e addirittura impedire di poter ottenere il diritto d'asilo, che è un diritto costituzionalmente riconosciuto, e la protezione umanitaria che si dà a tutte le persone del mondo che sono in difficoltà. Queste persone dove andranno? Perché sono persone, non possono considerarsi invisibili, quindi andranno ad aumentare la clandestinità e noi vedremo sempre di più una concentrazione di persone che cercheranno di sbarcare il lunario, che andranno a occupare i luoghi o che andranno a fare quelle attività che spesso creano la tensione sociale, il fastidio, tra virgolette, di una parte di nostri connazionali. Quindi sono molto preoccupato, perché quelli che erano i modelli che in Italia si stavano tanto utilizzando, i cosiddetti modelli SPRAR, vengono in qualche modo non impediti, ma fortemente ridimensionati dall'attuale impostazione del governo italiano. L'articolo 1 dice anche che l'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. Tu non hai detto democratica, ma è un lapsus fino a un certo punto, perché per esempio ci dovremmo interrogare se l'Italia è fino in fondo un paese democratico. Per essere fino in fondo un paese democratico dovrebbe garantire a tutti il lavoro e dovrebbe garantire il principio sancito nell'articolo 3, primo comma della Costituzione, che le persone sono tutte uguali senza distinzione, tra l'altro di razza, perché è il tema di cui si parla maggiormente, ma ci sono anche le altre differenze che non devono essere discriminatorie. Che cosa può fare un comune? Il comune non può dare lavoro, perché il sindaco, l'amministrazione locale non dà lavoro, e se qualcuno vi promette lavoro fa una cosa grave, perché noi non possiamo promettere il posto di lavoro. Possiamo però lavorare per creare le condizioni perché nella nostra città si possa creare sviluppo, si possa muovere l'economia e si possano creare quindi posti di lavoro. Nella nostra città, per esempio, negli ultimi tempi, in tutto il comparto che lega attorno alla cultura, al turismo, all'economia, all'artigianato, cosiddetto Made in Naples, si stanno creando migliaia e migliaia di posti di lavoro. Quindi una città che diventa attrattiva, in cui si può investire, significa creare posti di lavoro. Gli studenti possono, a mio avviso, avere un ruolo fondamentale nel prendersi cura della nostra città o delle nostre città, visto che voi venite anche da altri comuni e da altre città. Io ho sempre pensato che bisogna chiedere, bisogna anche delegare quando ad esempio si vota, però nella vita ho imparato che i diritti te li devi anche andare a prendere e te li devi conquistare. Io credo molto nella partecipazione, credo molto nel fatto che i giovani non siano il futuro ma siano il presente. Io in questi anni di amministrazione ho cercato, ho trovato e mi è stata offerta una collaborazione fattiva nella rinascita di Napoli. Cioè io oggi posso attraverso voi ringraziare tantissimi studenti napoletani. Certo, non tutti, ci sta anche chi, come dire, non ama la città e magari non se ne cura, ma la maggioranza sicuramente dei studenti, come la maggioranza dei cittadini, sono persone che hanno voglia di prendersi cura del proprio territorio e quindi partecipare alla difesa dei nostri territori, perché soprattutto in momenti storici in cui non ci vengono a dare i nostri diritti, anzi io vi porto l'esperienza di sindaco di Napoli da ormai quasi 8 anni, io non ho mai avuto il sostegno di particolare di altre istituzioni, cioè tutto quello che abbiamo realizzato ce lo siamo certe volte conquistato nonostante altre istituzioni. E vi dico anche che la mia esperienza di uomo delle istituzioni, perché ormai è dal 1995 che faccio parte delle istituzioni della Repubblica Italiana, prima come magistrato, 2 anni come parlamentare europeo e quasi 8 anni da sindaco, i principali ostacoli negli obiettivi istituzionali che nella vita mi sono prefisso non sono mai venuti dal popolo o da pezzi di popolo, sono venuti da pezzi, non tutti, ci mancherebbe, da pezzi di istituzioni. Quindi la partecipazione degli studenti è fondamentale per realizzare quella rivoluzione culturale di cui parlava Giovanni Falcone, cito Giovanni Falcone perché è stato il mio riferimento quando decisi di fare il concorso in magistratura nel lontano 1990-91, che per voi è un'epoca molto antica, però io sono molto meno giovane di voi. Quindi credo e non vi esorto a partecipare alla vita delle vostre comunità nelle forme che ritenete più idonee. Buongiorno a tutti, sono Emanuele Bevilacqua dell'ITIS Galileo Ferraris. Come sappiamo, l'8 gennaio 2019 è stato l'ultimo giorno per l'aggregazione dei nuclei familiari per quanto riguarda il progetto Restart Scampia.
Volevamo sapere come andrà avanti questo progetto di fondazione di tale quartiere. Grazie. Salve, sono Flavia Pagnozzi del liceo Emanuele Cantimellito. Ogni volta che prendo la metro per raggiungere Napoli noto che la situazione non è cambiata rispetto a qualche anno fa. Infatti abbiamo spazzatura, quartieri fatiscenti, strade sporche. La mia domanda è questa. Esiste un piano di risanamento di queste aree urbane? Sono Carmine Di Lorenzo del Vitis Galileo Ferraris. Sì. A luglio sono stati terminati i lavori presso la sede universitaria a Scampia, sia della facoltà sia di medicina che di chirurgia. Quando questa sede diventerà operativa? Ok, grazie. Grazie di queste tre domande. Allora, innanzitutto mi ha fatto molto piacere la prima domanda con addirittura l'indicazione del giorno con cui abbiamo raggiunto un risultato storico. Allora, innanzitutto vorrei spendere proprio due parole su questo progetto Restart Scampia, di cui andiamo molto orgogliosi perché... perché il primo progetto in Italia, quindi ha un valore storico, in cui ci siamo aggiudicati un bando nazionale, bando per le periferie, in cui la firma del progetto finale che è stato approvato, ha tre firme il progetto finale, la firma di chi vi sta parlando, quindi del sindaco e dell'amministrazione, la firma di un dipartimento importante dell'Università di Napoli, Federico II, che è il Dipartimento Architettura, e il Comitato Vele, cioè sarebbe gli abitanti di Scampia, delle Vele. Quindi per la prima volta noi abbiamo un progetto che viene approvato che porta la firma appunto degli abitanti di un territorio. E mi riallaccio alla domanda di prima sulla partecipazione. E poi è stata una corsa a ostacoli che non vi sto a raccontare. E siamo arrivati a un passaggio importantissimo l'altro giorno con la fine degli abbinamenti di tutti i nuclei familiari della prima vela che si deve abbattere, a cui abbiamo assegnato gli alloggi popolari che abbiamo realizzato. Io sono salito un giorno in cui c'erano gli ultimi abbinamenti in una sala qua sopra del comune, e non vi nascondo che mi sono commosso a questa scena, perché vedevo, qua c'era un tavolo più o meno come questo, c'era il dirigente, i funzionari, i dipendenti, dall'altra parte c'erano i rappresentanti dei nuclei familiari che venivano chiamati e sceglievano sul display del computer portatile, sceglievano l'alloggio in cui andavano a vivere. Cioè persone che quindi stanno in questi giorni, perché il trasferimento materiale avverrà da qui ai primi di febbraio, andranno gli ultimi nuclei familiari da un luogo dove il degrado è stato il simbolo mondiale delle vele in alloggi finalmente dove recuperare un diritto alla casa che dovrebbe essere un diritto per tutti e che purtroppo in Italia ancora non lo è. E la cosa più bella che voglio testimoniare a seguito di questa domanda è che ho cominciato a frequentare gli abitanti delle Vele e il Comitato Vele senza mai perdere contatto con loro da quando cominciò la prima campagna elettorale, parliamo dell'inverno del 2011. Li ho incontrati decine e decine di volte e la cosa che più mi ha profondamente colpito, ma non meravigliato, almeno a me non meravigliato, è il livello di dignità umana che si è riuscita a preservare nonostante per anni si è vissuto in condizioni assolutamente degradanti e disumane. Cioè vivendo tra topi, spazzatura, degrado e anche violenza. Quindi credo che questa sia una pagina storica per la città di Napoli. Una volta che si ultima il trasferimento di questi abitanti della prima vela da abbattere, si consegna la ditta con la quale già abbiamo contrattualizzato tutto, quindi già si è aggiudicato i lavori, è una ditta tra l'altro dell'area della città metropolitana, comincerà a cantierizzare, poi si deve preparare tutto un iter che è abbastanza complicato per arrivare all'abbattimento della prima vela. Il progetto finale sarà l'abbattimento di tutte le vele tranne una, perché una vela verrà riqualificata e diventerà la sede della città metropolitana. Quindi Scampia da periferia di Napoli diventa centro della città metropolitana. Per quanto riguarda i rifiuti, io posso rispondere per Napoli, ma il tema di Melito e degli altri comuni... la competenza dei rifiuti è del comune di Melito, così come del comune di Pomigliano, del comune di Afragola. Quindi su Napoli il lavoro che si sta facendo è enorme, da dove eravamo partiti. C'è un tema nazionale molto preoccupante. Voi state seguendo tutti gli incendi che ci sono stati in varie strutture in Italia,
quindi probabilmente c'è un attacco criminale sul ciclo dei rifiuti. A Roma e Palermo ci sono delle situazioni molto complicate. Napoli sta complessivamente reggendo, perché noi in questi 7 anni e mezzo abbiamo lavorato tantissimo, quindi possiamo dire che Napoli in qualche modo è fuori pericolo. Così non è però purtroppo, ahimè, per diversi comuni dell'area metropolitana. C'è stato il caso di Torre del Greco, per esempio, dove la situazione è stata molto critica. Adesso apprendo anche dalle tue parole della situazione pure di Melito piuttosto critica. Quindi, come dire, noi possiamo offrire la nostra consulenza, la nostra esperienza, la nostra anche idea. Noi per esempio abbiamo eliminato le esternalizzazioni, nel senso il servizio di igiene urbana in città è gestito dall'amministrazione comunale attraverso una società partecipata. In altri comuni, non so Melito, ma in altri comuni affidate a ditte private, che non sempre ditte private sono all'altezza. Capita qualche volta che le ditte private falliscono e tu rischi di avere che non si raccolgono più rifiuti per terra. L'università è quasi finita, mancava l'ultima tranche che abbiamo sbloccato proprio in questi giorni, quindi ormai ci sono i soldi, è stata risolta una questione molto delicata di una variante urbanistica che finalmente abbiamo ottenuto dalla regione, quindi ormai possiamo dire che si devono completare veramente gli ultimi lavori, tra cui gli arredi, e quindi anche lì è questione davvero di poco tempo. Io mi auguro che entro l'anno si possa definire questa annosa questione che darà ulteriormente centralità a Scampia, perché se aggiungiamo i lavori che si andranno a realizzare e a sistemare sulle varie perimetrali che ruotano attorno a Scampia, compreso l'apertura dell'uscita dove c'è il campo rom su cui stiamo lavorando, questo è importante, perché tutta l'area nord, perché poi Scampia significa Melito, significa tutta una parte importante, non è solo Napoli, ma è tutta la zona nord della città di Napoli. Secondo, ci siamo? Salve signor Sindaco, sono Tiziana Salemme dell'Istituto Francesco Saverio Nitti di Napoli e volevo chiederle, riguardo al cartello di Pordenone che ha offeso l'identità culturale di Napoli e purtroppo ancora emerge come città della spazzatura nonostante i numerosi apprezzamenti dei turisti, lei che cartello di risposta scriverebbe? Grazie. Buonasera, sono Francesca Frattini dell'Istituto Francesco Saverio Nitti di Napoli. Volevo chiederle, oggi nell'era digitale, quindi sui social, girano una serie di post e notizie che condivise generano un accrescimento di condivisioni e di consensi politici, ma anche di paure. Lei quanto ritiene opportuno l'utilizzo politico dei social come mezzo di espressione per una politica sana? Grazie. Ciao. Salve. Salve, sono Giuse Fumini e vengo dal Liceo Comenio di Napoli. Volevo chiederle, pensa che per la nostra città che ospita una delle più grandi e importanti università come la Federico II, ma anche altra dall'offerta formativa varia, sia importante pianificare dal punto di vista sia logistico che dei trasporti, diciamo un'edilizia scolastica che sia più adatta alle esigenze dei giovani? Grazie. Ok, grazie, arrivederci. Allora, noi abbiamo creato un poco di tempo fa, e c'è una giovane che collabora con noi, non giovanissima come voi, ma giovane, che si chiama Flavia Sorrentino, a cui ho dato la delega sull'autonomia della città, che ha curato uno sportello Difendi la città. Cioè noi raccogliamo tutte le istanze, come questa di Pordenone, che arrivano ogni qualvolta ci sono messaggi discriminatori da titoli di giornali, pezzi di sulla televisione o come è accaduto a Pordenone. Io credo che sia molto importante la sensibilizzazione, tanto è vero che noi anche in questo caso siamo intervenuti, non con un controcartello, però siamo intervenuti con una protesta, ed è molto bella l'idea che hai avuto, perché potrebbe venire anche da voi l'idea. Io dico sempre che bisogna protestare contro le discriminazioni e provare anche ad essere superiori da un punto di vista, chiamiamolo etico, perché io poi sono dell'idea che molti che ci trattano così male, perché diremmo noi in napoletano vanno in freva. Io di questa cosa mi sono sempre più convinto. Mi è piaciuto però, devo dire, la presa di distanza anche del sindaco di Pordenone, che chiaramente ha preso le distanze su questo punto. Ma guardate, questo sta accadendo perché Napoli sta anche cambiando molto. Prima tu non potevi permetterti di criticare, che ne so, la posizione di Saviano su Gomorra, dove ognuno può pensare come vuole. Io sono stato molto critico per tanti aspetti. E adesso Napoli, l'ha citato qualcuno di voi, forse proprio tu nella domanda,
è attraversata da milioni di turisti, cioè Napoli negli ultimi 4 anni è stata la città d'Italia che più è cresciuta culturalmente e turisticamente, e le persone che vengono vedono un'altra Napoli rispetto a quella del pregiudizio, delle strumentalizzazioni, delle falsità, e quando tornano nei loro territori dicono: attenzione, ma io ho visto un'altra città con problemi, con sofferenze, figurati che stanno in tutte le città, ma una città ricca di energia, ricca di umanità, ricca di bellezza, ricca di solarità e di tante cose positive. Questo ci sta aiutando molto, perché le campagne discriminatorie non riescono a passare come una volta. Cioè, oggi una campagna violenta contro Napoli ha subito una reazione di difesa della città che non viene più solo da noi, ma viene anche dai tanti turisti che non ci stanno a questo bollino nei confronti della città. Quindi noi comunque continueremo a difenderci, l'abbiamo sempre fatto, e nei confronti di qualcuno abbiamo fatto anche azioni giudiziarie, perché quando si sono superati dei limiti siamo intervenuti in modo forte. Allora, i social sono uno strumento secondo me indispensabile, ma al di là dell'indispensabilità o meno, ormai non possiamo prescindere dal mondo dei social. Secondo me è sempre una questione di equilibri. Io per esempio utilizzo molto i social, utilizzo Facebook, Twitter, posso utilizzare Instagram, tutto quello che attiene al mondo dei social, però mai fino a perdere il contatto umano. Cioè, io da sindaco preferisco molto di più fare 5, 6, 7 chilometri a piedi al giorno, fare tanti incontri, confrontarmi come sto facendo adesso con voi guardandoci negli occhi, che stare solo sui social. Ci sono persone che in politica ormai fanno solo politica attraverso i social, solamente a fare il Twitter, 100 Twitter, 20 Twitter, 30 Twitter, poi magari perdono il contatto con la realtà. Una cosa un po' che mi sta colpendo, che sempre di più sta crescendo sui social la comunità del rancore. Ormai siamo in tanti a pensare che in Italia stia prevalendo, a Napoli molto meno per fortuna, la comunità del rancore. Cioè la comunità che in qualche modo vive di rancore, di astio, di violenza, di insofferenza, di intolleranza. E se vogliamo, anche il dibattito di questi tempi sul tema delle migrazioni è molto in qualche modo condizionato, amplificato da quello che si legge. E un po' mi viene in mente, siccome oggi ci sono i social, ma ci sta un pezzo, anzi, che vi invito ad andare a trovare su internet, perché credo che sia facilmente trovabile, di un'intervista di Pierpaolo Pasolini. Parliamo della fine degli anni 60, 60-70, quindi veramente 50 anni fa, in cui Pierpaolo Pasolini in qualche modo metteva in guardia dal condizionamento del potere mediatico. E ma con i tempi di oggi forse mi sovvengono in mente le parole di un grandissimo faro della storia dell'umanità, che è Malcolm X, che a proposito della propaganda mediatico-politica un giorno disse: attenzione che a furia di bombardarvi su alcuni temi vi faranno credere e convincere che la vostra infelicità non deriva dagli oppressi, cioè che la vostra infelicità non deriva dagli oppressori ma dagli oppressi. Se ci guardiamo il dibattito di oggi, c'è chi sostiene che noi siamo infelici perché ci sono i poveri. Il povero dà fastidio, il migrante dà fastidio, il senza tetto dà fastidio, il barbone dà fastidio. Quindi noi perché siamo infelici? Non perché c'è un sistema che ha creato povertà e ingiustizie, ma perché c'è l'effetto del sistema. Quindi i social sono uno strumento importante, ma sono anche uno strumento pericoloso. Io personalmente ne faccio uso, ma non abuso. E credo che di questi tempi bisogna essere molto sensibili su questo tema, perché mi capita anche, non riguarda i social, ma riguarda per esempio l'uso di questi strumenti di cui non possiamo fare più a meno, che il telefono, tra WhatsApp e rete. Io vedo sempre più scene di persone che vanno a cena insieme e che non parlano, ma stanno di cellulare a mano e magari si parlano l'uno con l'altro, stanno uno di fronte all'altro e si manda, che è una cosa imbarazzante, perché la perdita del contatto fisico. Io penso che il contatto fisico carnale, in senso di toccare, vedere, osservare, faccia parte della storia dell'umanità. Quindi certe volte mi preoccupa un po' questa virata che porta solo verso il virtuale e allontana verso il fisico.
Per quanto riguarda l'altra domanda, pure molto importante, è chiaro che le progettazioni importanti le dobbiamo fare oggi per il domani sull'edilizia scolastica. Io quello che posso dire in questo caso come sindaco soprattutto della città metropolitana, che negli ultimi 3 anni abbiamo messo in campo una forza talmente rilevante di investimenti non solo sulla ristrutturazione ma anche sulla realizzazione di nuovi complessi di edilizia scolastica che sono delle grandissime opportunità. Me ne voglio citare solo 3 tra i più importanti. Abbiamo concluso l'iter di finanziamento di 2 importanti cittadelle scolastiche, una nell'area orientale di Napoli a San Giovanni, un'altra a Pomigliano d'Arco, e abbiamo realizzato un complesso che era fermo da una vita. Abbiamo sbloccato il complesso di via Terracina che riguarda più quartieri, Fuorigrotta, Bagnoli, Agnano, quindi un po' tutta l'area flegrea dove ci sono il Rossini, il Boccioni e la Briola. Quindi anche in un momento di difficoltà, come sindaco soprattutto della città metropolitana che ho competenza sull'edilizia scolastica delle scuole non primarie eccetera, stiamo facendo un lavoro importante. Ritengo poi, da chi fa politica e chi sta nelle istituzioni, che i governi e i parlamenti quando fanno le leggi di bilancio dovrebbero mettere più risorse per un piano di messa in sicurezza del paese, e nella messa in sicurezza del paese ci sta soprattutto l'edilizia scolastica. Però purtroppo questo non avviene, perché anche nell'ultima legge di bilancio continuano a farsi tagli agli enti locali e quindi non c'è un cambiamento significativo da questo punto di vista. Chiudo nel riallacciarmi a completare, mi è venuto in mente a proposito delle risorse anche a una parte di domanda che mi avevi fatto tu sul lavoro e sul reddito. Quando si parla di l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, secondo me non significa solamente il diritto al lavoro, ma significa anche il diritto a un lavoro dignitoso e il diritto a un'equa retribuzione, come sempre dice la Costituzione Repubblicana in un altro articolo. Purtroppo non sempre è così, e quindi credo che queste sono delle battaglie di civiltà che la Costituzione ci impone di fare, che io credo siamo ancora lontani di poter pensare a un paese in cui ci siano delle retribuzioni adeguate e in cui si possa avere, come dire, un reddito per i bisogni delle persone del nostro paese, che credo che il reddito vada sempre commisurato al lavoro. Poi ci può stare l'ipotesi di un reddito se non hai lavoro, ma quella è assistenza. L'obiettivo fondamentale di un paese è arrivare a dare lavoro effettivamente a tutti, sia a chi non ce l'ha e sia a chi lo perde, perché oggi in Italia abbiamo un problema di disoccupazione giovanile, ma abbiamo anche un problema di quarantenni, cinquantenni, quindi persone che stanno nel pieno della loro vita, che perdono lavoro e non riescono più a trovarlo, che diventa anche lì una tragedia perché sono persone che hanno famiglie. Vi do solo un dato e poi finisco. Nei dormitori del comune di Napoli ci stanno per esempio sempre di più padri separati che lavorano, quindi non sono barboni, che non hanno il tetto dove andare a dormire perché non riescono ad avere un tetto, perché separati magari contribuiscono al sovvenzionamento dell'ex moglie o dei figli e stanno nel dormitorio. Quindi la povertà si sta allargando, non sta diminuendo. Non gira. Salve, ciao. Allora, sono Gabriele Mando dall'Istituto Tecnico Antonio Serra e volevo porle questa domanda. Volevo chiederle, riguardo alla relativamente nuova alternanza scuola-lavoro, che cosa ne pensa e quali modifiche apporterebbe ad essa? Sì. Grazie. Sono il tagliatore Vincenzo del liceo Embriani. Tra qualche mese i cittadini verranno chiamati a scegliere i propri rappresentanti a Strasburgo. A tal proposito volevo chiederle se lei ha intenzione di candidarsi e se sì cosa intende quando dice che vuole costruire un'Europa più utile a Napoli. Sì, grazie. Sì. Buonasera sindaco, sono Gerardo Sirico dal liceo Genovesi. Volevo chiederle, a proposito della sua polemica con Salvini circa la chiusura dei porti italiani ai migranti, come procederebbe in caso di sbarchi effettivi nel porto di Napoli e cosa pensa della possibilità di promuovere attività e luoghi di integrazione dove gli stranieri possano essere ascoltati in qualche modo e imparare la nostra lingua, vivere liberamente. Grazie. Ultimo. Sindaco. Salve, buonasera. Buonasera, sono Roberto Cusati dell'Istituto ISIS sede in Emilia Raguna e volevo chiederle, dato che ci sono alti tassi di disoccupazione
e inoltre elevata incidenza di lavori cosiddetti precari e sottoqualificati, inoltre il fenomeno dei NEET e quindi il mercato del lavoro italiano ha a che fare con la questione giovani. Cosa si potrebbe fare per dare una concreta, effettiva, sostegno oppure un Io dico sempre che l'emozione è un fatto positivo. Quando le persone non si emozionano è un fatto negativo, quindi... Diciamo speranza per i nostri giovani napoletani. Grazie. Grazie. Grazie a te. Assolutamente, sì. No, starei molto con voi, però purtroppo le giornate sono piene. Ciao. Sono Raffaella Randazzo delle Le Vittorini. Sì. Come anticipato nell'intervista che lei ci ha rilasciato a novembre, il progetto web TV Area Metropolitana sì. ha realizzato la prima puntata del format Sguardi Metropolitani. Mm. Nel ringraziarla ancora per il sostegno che ha dato a questo progetto, le chiediamo di esserci sempre vicini affinché il sogno di informazione di un'informazione libera diventi realtà. Grazie, grazie. Ma assolutamente, no, se fai... ci stiamo a perdere per una domanda, ma vai. Poi sarò sintetico nelle risposte. Ciao. Salve, sono Carlotta Napoletana e frequento l'Istituto Francesco Saverio Nitti di Napoli e volevo chiederle. Coulibaly ha risposto alle offese dicendo che è orgoglioso di essere nero, senegalese, francese, napoletano, uomo. Sì. Lei come avrebbe risposto a queste offese che vengono poste contro un calciatore, un uomo? Cioè in realtà come possiamo reagire e difenderci da questo crescere di odio razziale all'interno e all'esterno del paese che si riversa su tutti noi. Grazie. Allora, ma l'alternanza scuola-lavoro chiaramente non è una competenza prettamente del comune, però la domanda che mi è stata fatta è cioè, tu come lo faresti? Io sicuramente coinvolgerei molto gli studenti e le comunità scolastiche, lo farei per progetti di utilità individuale per voi ma anche collettiva e con il pensiero all'immersione nel lavoro della città. Ho fatto prima l'esempio sul nostro progetto Musei Aperti e Chiese Aperte. È molto importante perché il giovane conosce il luogo di cui si deve prendere cura. Quel luogo viene vissuto grazie al giovane, che quindi diventa protagonista di un progetto che altrimenti non esisterebbe, conosce un modo, ad esempio, di realizzare e valorizzare la cultura nella nostra città e può diventare un modo per creare economia e creare poi posti di lavoro. Allora, io non lascerò la città di Napoli per le europee, questo l'ho detto in modo chiaro, adesso chiaramente stiamo valutando se partecipare a queste elezioni europee, perché comunque in questi anni noi abbiamo anche creato un movimento politico, vogliamo anche pensare al presente e al futuro. Quindi stiamo lavorando per vedere se ci sono le condizioni per una lista per l'europeo, io spero di sì, perché a me non piace l'Europa di adesso, l'ho detto prima, c'è l'Europa del neoliberismo, delle oligarchie, delle tecnocrazie, delle lobby, non mi piace l'Europa che nasce da questa Europa, che è quella dei sovranismi, del filo spinato, dei fascismi, per capirci, per fare nome e cognome, Salvini, Le Pen, Orban e altri, quindi c'è la terza Europa, che è quella che ho detto un po' prima, giustizia sociale, solidarietà, uguaglianza, neomunicipalismo. Io sto lavorando molto con i sindaci, a Napoli faremo anche nel 2019 un'iniziativa molto importante, internazionale, dove voglio portare alcuni sindaci del mondo per costruire il mondo contro le disuguaglianze, nella lotta dal basso ai cambiamenti climatici, per la fratellanza e per la solidarietà. E quindi se ci dovessimo candidare è per un progetto assolutamente alternativo a queste altre due Europe che sembrano così forti, ma che invece secondo me non costruiscono un'Europa forte, perché sono forti con i deboli e deboli con i forti. Allora, innanzitutto il fatto che il porto di Napoli sia chiuso è una balla, è falso, non c'è nessuna ordinanza che ha chiuso il porto di Napoli. Poi può essere la fanno fra un minuto, ma per ora non c'è
Non lo dice Luigi De Magistris, lo dice il presidente dell'autorità portuale di Napoli, che tra l'altro dipende dal governo, perché è un'autorità non amministrativa locale, ma è governativa. È una dichiarazione politica quando il governo dice i porti sono chiusi. Legittima, nel senso loro vogliono ritenere che politicamente non deve entrare nessuno, ma la politica deve far posto al diritto. Quindi facessero un'ordinanza e chiudono il porto. Se fanno un'ordinanza e chiudono il porto, e una barca con persone da salvare, perché io prima ancora di essere un politico, prima ancora di essere un ex magistrato, prima ancora di essere uno delle istituzioni, rimango un essere umano. E a me non mi interessa se la mia posizione mi fa crescere consenso o me lo fa perdere, perché quando si tratta di questi valori io posso anche essere, come dire, respinto dai miei elettori, ma io credo in questa posizione, credo che il fatto che uno debba fare di tutto per salvare delle persone che stanno morendo in mezzo al mare, tra cui bambini, donne e persone fragili. Quindi se dovessero un domani, come io ho chiesto al comandante della Sea-Watch con una lettera scritta, ma un'altra nave un domani, un Open Arms, una Mediterranea, un qualsiasi nave, dirigere la prua verso il porto di Napoli, il porto attualmente è aperto. Se voi vi affacciate a questa finestra, vedete il porto di Napoli e se vi trattenete un po' vedrete entrare navi da crociera, pescherecci, aliscafi, traghetti, barche, secondo i principi del diritto della navigazione. Cioè si chiede l'autorizzazione alla capitaneria di porto, la capitaneria di porto, salvo che non ha elementi perché dentro ci sia un trafficante di armi, un trafficante di droga, trafficante di esseri umani, qualsiasi persona, uno scafista da arrestare, ma le persone, per salvarle, il porto è aperto. Se però dovesse accadere che mentre io sto parlando, il ministro Toninelli, perché non è competente Salvini sui porti, il ministro Toninelli, che è il ministro delle infrastrutture, ci fa l'ordinanza, noi abbiamo già la flotta. Abbiamo una flotta di circa 400 imbarcazioni che si sono rese disponibili, noi prendiamo le imbarcazioni, alla prima mi ci metto io ovviamente con la striscia tricolore, mi auguro con tanti altri cittadini, andiamo a 12 miglia, che è il limite delle acque internazionali, e andiamo a salvare le vite umane. Che ci metteranno i dragamine, i cacciatorpedinieri e la marina? Non credo, perché sono persone che vanno in pace, non vanno in guerra a salvare vite umane. Su questo si deve creare un discrimine umanitario. Bisogna capire chi sta per il salvataggio delle vite umane e chi no. Poi c'è il tema delle migrazioni, di cui un po' abbiamo parlato anche adesso, su cui noi siamo le prime vittime di chi poi come li può accogliere. E la cosa più bella è che quando in questi giorni abbiamo messo in campo la rete di accoglienza, abbiamo avuto disponibilità di tantissimi comuni, tantissime associazioni e tantissime famiglie di essere in grado di accogliere in modo assolutamente nel circuito di legalità queste persone che decidono di venire, in modo da creare accoglienza vera e non depositi di sacchi di patate come certe volte fanno i governi, cioè quelli di concentrarli tutti negli alberghi e tutti negli stessi luoghi, come è accaduto nel Vasto, nella nostra città. Quelle non sono scelte nostre, sono scelte dei governi che hanno preso 1600 persone e le hanno messe tutti negli alberghi, pagando gli alberghi, quindi si pagano, si spendono soldi, non si fa integrazione, li tengono fermi là, e se tu tieni fermo sempre le persone per 6 mesi nello stesso posto, queste persone che fanno? Puoi mai pensare che stanno sempre chiusi in albergo? Scendono, e quando scendono che fanno? C'è chi chiederà l'elemosina, chi se ne va in giro, chiede un posto di lavoro, chi diventa vittima del crimine, e c'è anche chi può delinquere. Quindi noi continueremo sulla nostra linea e devo dire la verità, mi fa molto piacere che sia attivata una mobilitazione straordinaria, non solo nella nostra città, anzi noi faremo a breve un'iniziativa in un teatro di Napoli, credo sabato prossimo, sabato pomeriggio, non so ancora se l'Augusteo o il Politeama, nel quale, non so se sabato prossimo o l'altro ancora, credo il 19, nel quale inviteremo tutte le persone che ci hanno scritto le mail per decidere come continuare questa mobilitazione concreta, quindi non è un tema politico, mobilitazione concreta per cercare di dare un segnale che le persone che si trovano in mare vanno salvate. Sulla disoccupazione ho un po' risposto prima, cioè il nostro obiettivo è quello di lavorare perché nella nostra città il livello di disoccupazione possa decrescere sempre di più, e devo dire i segnali incoraggianti che stiamo avendo che c'è una migrazione di ritorno, cioè molti giovani che erano andati via negli scorsi anni stanno tornando anche a Napoli, quindi questo mi auguro che si possa rafforzare. Le ultime due domande mi pare sono sulla Web TV e su Coulibaly. Web TV non solo, come vi ho detto l'altra volta, la confermiamo, ma dopo l'incontro che avemmo al Galileo Ferraris, io ho dato disposizione, abbiamo lavorato e stiamo lavorando per rafforzare
il progetto della Web TV ed estenderlo alle altre scuole della città metropolitana di Napoli. Quindi non solo abbiamo confermato il finanziamento, l'abbiamo aumentato, perché mi piace molto questa idea che state portando in campo e che c'è nella tua domanda, quello di un'informazione indipendente, autonoma e pluralista. Ma soprattutto l'informazione significa raccontare il fatto. Poi raccontato il fatto ci sono le opinioni. E le opinioni io spero sempre siano diverse e non ci sia il pensiero unico. Per esempio ho fatto il tema del porto. Tu il tema del porto devi partire dall'informazione. Il porto è aperto o è chiuso? Poi su quello puoi dire il porto è aperto, io non sono d'accordo con il sindaco, va chiuso. Ma se tu fai intendere agli italiani che il porto è chiuso, la gente fino a pochi giorni fa, se non ci fosse stato il mio intervento netto, era convinta che il porto di Napoli fosse chiuso. Quindi un'informazione corretta significa dare l'informazione e non far scomparire i fatti. L'ultima domanda, l'ultima risposta, mi fa piacere intervenire su questo, è su Khalidou Koulibaly. Io avrei scritto esattamente quello che ha scritto Koulibaly, che condivido in pieno, poche parole. In questo caso Twitter è stato efficacissimo, a differenza di quelli, diciamo, di Salvini. È efficacissimo nel senso che è stato chiaro, orgoglioso di essere, insomma, del colore della sua pelle, senegalese, francese, napoletano, poi ha detto napoletano, non ha detto italiano, questo pure mi ha emozionato parecchio, uomo, e in quell'uomo c'è tutto, cioè rimanere umani, ecco perché questo è il messaggio forte che viene da quel calciatore, da quel professionista e da quella persona. E io sono molto orgoglioso del fatto che la mia città, la nostra città, non perda mai il volto umano. Quando sono andato da sindaco in visita ufficiale a New York, sono andato a visitare il Museo delle Migrazioni. Mi ha molto colpito l'editto del governo di Washington del 1928, quindi 90 anni fa, non 1000 anni fa, poco tempo fa tutto sommato, che definiva negroidi i meridionali che andavano negli Stati Uniti. E c'è questa immagine di un'imbarcazione, esattamente come quelle di adesso, con meridionali e quindi napoletani, alcuni buttati in mare, altri che affogavano e altri che cercavano di arrivare a New York. Se non ci fosse stata l'accoglienza di una parte degli americani, noi non avremmo la New York di adesso, dove il sindaco è di Sant'Agata dei Goti, il comandante della polizia, il comandante dei pompieri è di Procida, il governatore della penisola sorrentina. Significa che le migrazioni, comunque la vogliamo pensare in un dibattito che potrebbe ridurre all'infinito, non le può impedire. In un mondo in cui cambia il clima, pieno di guerre, pieno di ingiustizie, è un fenomeno che ci dobbiamo abituare a considerarlo non comprimibile e quindi provare a capire come costruire un mondo diverso. Allora io, più che preoccuparmi, come fanno alcuni nostri governanti nazionali, a colpire il diverso, io mi preoccuperei a unire i popoli contro i cambiamenti climatici, in difesa del pianeta e contro le disuguaglianze. Cioè, a chi vuole costruire la comunità del rancore, risponderei con la comunità dell'amore. Cioè, tu vuoi costruire rancore e violenza? Io provo a costruire coesione, solidarietà e fratellanza. Perché la diversità è una ricchezza. Se noi qua dentro la pensassimo tutti allo stesso modo, ma voi non vi annoiereste? Io non so, io nella mia vita preferisco stare più con persone che mi possono insegnare qualcosa. Perché noi viaggiamo? Viaggiamo perché ci siamo incuriositi delle diversità. E allora interroghiamoci del fatto che la differenza può essere una ricchezza. Il napoletano, e poi chiudo, è una contaminazione da tanti popoli. Ognuno di noi, se fa una ricostruzione del proprio albero genealogico, fin dove può arrivare, troverà arabi, normanni, spagnoli, francesi, aragonesi, svevi. Nel nostro sangue sono passati tutti i popoli, sono passate tutte le religioni. Forse questo è il motivo per cui noi abbiamo grandi radici, e quando hai grandi radici culturali ci può stare anche qualche foglia secca, ma l'albero rimane saldo. Ecco, io mi auguro che questa città possa rispondere sempre con la cultura, perché la cultura è una grande arma di riscatto e di rinascita di un popolo, e la cultura non è elitaria. La cultura è popolare, è diffusa, e io in questi anni ho trovato tanti insegnamenti proprio nei luoghi più difficili della mia città. Questo fatto di aver fatto il sindaco in condizioni molto difficili mi ha insegnato tanto, perché ho imparato la grande carica di umanità, di dignità e oggi di voglia di riscatto, anche di quelli che prima solo si lamentavano e oggi invece partecipano al riscatto della nostra città. Difendere la città non significa costruire un'identità escludente. Noi siamo molto orgogliosi della nostra identità, ma è un'identità di apertura,
non è un'identità di filo spinato. Questa è una grande differenza di chi vuole l'autonomia per fottere il diverso e chi vuole un'autonomia per costruire un'Italia coesa o un'Europa coesa che valorizzi le autonomie. Questi giorni vorranno fare l'autonomia solo di alcune regioni. Io dico che le autonomie devono valere per tutti i territori. Quindi io vi ringrazio delle domande perché sono state davvero molto interessanti. Segno che questo progetto va nella direzione da noi auspicata, in piena autonomia. Non abbiamo concordato niente, non sapevo nemmeno delle domande. Spero di poter essere nuovamente intervistato da voi, non dico interrogato perché è un termine che non mi piace, intervistato, e comunque questo sostegno che vi possa portare sempre a poterlo fare senza mai subire condizionamenti. La scuola mi ha insegnato, questo l'ho capito con gli anni, anche quando contestavo i miei professori, che però mi hanno insegnato una grande cosa, a pensare con la mia testa. Questa è una cosa di cui vado particolarmente fiero, che significa rispettare le opinioni altrui, però anche difendere le tue, pure se sono minoranza, però se sei convinto che la tua idea è quella giusta, di non farti piegare rispetto al pensiero unico. Quindi io vi auguro di poter andare sempre avanti con un pensiero libero e autonomo e di avere la voglia, il coraggio e la passione di portare avanti le vostre idee. Grazie.